Ieri parlavo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e rappresentavo l'Italia lì, non rappresentavo me stesso, rappresentavo l'Italia. Il fatto che contemporaneamente si siano svolte in Italia attività istituzionali che certamente non hanno aiutato il mio sforzo di rappresentare al meglio l'Italia, lo considero un'umiliazione non mia personale, ma un'umiliazione dell'Italia. E aggiungo anche che questo tipo di riflessione, che è una riflessione che faccio pesando le parole, riguarda anche tutto l'impegno svolto in questi giorni, un impegno a cercare di far di tutto con tutte le mie forze, con tutte le competenze che sono in grado di metterci, di rappresentare al meglio l'Italia qui, sia negli incontri economici, incontri forieri di tante opportunità, sia nel presentare l'Expo, è il motivo per il quale devo stare ancora qualche ora a New York perché c'è innanzitutto l'incontro col presidente iraniano Rouhani che rappresenta una grande occasione, una grande opportunità per l'Italia. E poi subito dopo presenteremo Expo all'ambasciatore.